Cerchiamo di fare il punto insieme ad Angelo Drusiani, Edmond de Rothschild. Buonasera, ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ecco, iniziamo dai mercati europei. Secondo lei, diciamo, il dato sull'inflazione, che senz'altro è in linea con le attese, però io non mi stanco di ripetere che le attese sono già troppo alte. Ieri Powell, fra le altre cose, è stato veramente bastonato dai giornalisti sotto quell'aspetto. Quindi le chiedo, secondo lei, è l'inflazione che ha causato questo selling? Indubbiamente il fatto che l'inflazione continui a salire in maniera così imponente, tra virgolette, non può piacere, perché sicuramente a margine di questi rialzi si assisterà ad aumenti del tasso ufficiale della BCE nel corso dei prossimi mesi. Di conseguenza, per le aziende, soprattutto non per le banche, questo un po' mi sorprende, per le altre aziende i costi di indebitamento saranno molto più alti. Di conseguenza i guadagni potrebbero diminuire in maniera abbastanza sensibile rispetto a quelli che sono stati nel corso del 2021. Per le banche viceversa la situazione potrebbe essere più interessante, perché a tassi crescenti i guadagni sono maggiori, però non va dimenticato che le banche hanno problemi di collegamento con la Russia, con cui hanno degli interscambi molto importanti, come le hanno molte aziende. Quindi questo potrebbe far sì che per i bilanci delle banche il fatturato potrà scendere in maniera anche abbastanza, non dico imponente, però scendere in misura abbastanza importante, quindi questo farà sì che gli utili di bilancio possano diminuire sensibilmente. Ecco, come mai dallo scoppio della guerra, cerchiamo di spiegarlo ai nostri telespettatori, il comparto più colpito a Piazza Affari è esattamente il comparto bancario, visto che comunque sì, due banche magari sono un pochettino esposte, ma non anche troppo? Beh, oddio. L'esposizione del sistema bancario italiano nei confronti della Russia è abbastanza importante. Molte sono solo due banche, Intesa San Paolo ed Unicredit. Sì, però intendevo dire che la quantità di esposizione è abbastanza rilevante, perché sono molte le aziende che operano con la Russia e di conseguenza devono ricorrere al sistema bancario per poter svolgere le proprie operazioni. Ora, come si rileva negli ultimi tempi, anche prima per la verità, le oscillazioni dei titoli in borsa sono sempre soggetti a movimenti a volte anche non consoni con quelle che sono le aspettative, quelli che sono i possibili problemi che potrebbero poi presentarsi in futuro. D'altra parte c'è un'attività speculativa abbastanza importante, quindi è evidente che molto spesso le quotazioni sia a rialzo sia a ribasso vengono gonfiate. In questo caso è molto più semplice far scendere le quotazioni di quanto lo sia fare salire, perché la difesa da parte delle banche stesse credo che sia abbastanza contenuta, anche perché investire parecchi soldi per difendere titoli in una fase in cui scendono e in cui scenderanno ancora probabilmente sarebbe inutile. Quindi a fronte di difese zero, di vendite abbastanza importanti, è chiaro che le quotazioni non possono che diminuire, ancorché, come giustamente diceva lei, di banche italiane impegnate in maniera importante ve ne siano poche. Allora, io volevo fare il punto su un altro argomento. Ieri abbiamo sentito la conferenza stampa di Powell. Ecco, nonostante le rassicurazioni di Powell, stiamo vedendo i mercati decisamente sottotono, anche se ieri si parlava di inizio di un rimbalzo marcato. Oggi abbiamo visto invece Christine Lagarde molto incerta, con delle dichiarazioni importanti che sottolinea ovviamente le difficoltà che avrà l'economia dell'Eurozona a causa dello scoppio della guerra e soprattutto l'incertezza che causa in concomitanza con l'inflazione alle stelle, e ve la faccio vedere, eccola qua, 5,9%, abbondantemente sopra rispetto al dato precedente. Ecco, lei è preoccupato dei numeri e soprattutto dell'approccio della BCE, perché diciamoci la verità, la BCE ha meno manovre rispetto alla Fed per combattere l'inflazione. Io credo che una situazione di questo tipo, se dovesse coinvolgere l'attività economica dell'Europa e quindi una minore attività produttiva, anche per gli Stati Uniti la situazione non sarebbe brillante, perché non tenga conto che gli Stati Uniti importano tantissima produzione dall'Unione Europea in generale, anche perché molte produzioni stesse da parte degli americani sarebbero, se fatte in loco, molto più costose, forse anche meno attraenti. Quindi una situazione che dovesse vedere l'Unione Europea ridurre la propria attività, parte per mancanza di materie prime, in parte perché la domanda tende a diminuire a livello internazionale, se questa situazione dovesse permanere,
avrebbe dei riflessi negativi anche oltre Atlantico. Caro, ieri la situazione è stata considerata brillante perché il rialzo di 0,25 e i sette rialzi di quest'anno, i successivi sette rialzi di quest'anno e i tre dell'anno prossimo sono considerati in linea con la probabile crescita degli Stati Uniti, probabile, però bisogna vedere come sarà. E quindi da questo punto di vista il giorno successivo, quando invece ci si rende conto che l'Europa, che sempre è occidentale, quindi un'area molto importante per gli Stati Uniti, ha questa, evidente, questa tipologia di problemi, soprattutto dalla Presidente della Banca Centrale Europea, è chiaro che anche gli Stati Uniti tendono a riflettere. No, sì, assolutamente. Quello che però abbiamo visto del dot plot sono altri sei rialzi, e cioè questo vorrebbe dire rialzi a tutti appuntamenti che rimangono alla Fed entro fine anno, e ce ne sono appunto 6-7 con quello di ieri. Quindi si tratta comunque di un approccio molto più aggressivo, ma anche perché se lo può permettere, suppongo. Un altro tema su cui vorrei parlare è il fatto che Powell ieri ha detto che non ci sono rischi di recessione per gli Stati Uniti entro 2022. Questa è una cosa che ha creato però, anzi scusate, questa è una dichiarazione che ha creato un dibattito importante nel mondo degli economisti e degli analisti. Lei è d'accordo? Sa, la recessione purtroppo credo che sia più facile che abbia luogo nell'Europa occidentale, dove la guerra ha degli effetti abbastanza importanti, al di là dei timori che hanno le persone. La gran parte delle persone è chiaro che è preoccupata perché sa sviluppare una guerra a più ampio spettro, e io mi auguro che non accada ovviamente, però non è poi così difficile che possa succedere. Quindi al di là dei timori delle persone ci sono anche gli imprenditori che probabilmente hanno in qualche modo, stanno rivedendo quelle che possono essere le proprie prospettive. Quindi sicuramente negli Stati Uniti questa situazione non accadrà, questo è fuori discussione, non accadrà perché gli Stati Uniti sono lontane mille miglia da qua, dalla guerra, quindi anzi a loro credo che farà anche abbastanza comodo, perché probabilmente l'industria bellica svilupperà dei nuovi prodotti da esportare qui. Io mi auguro ovviamente che la guerra finisca prima, però se dovesse perdurare a lungo è chiaro che di armi nuove occorre far fronte. Quindi invece per quanto riguarda il discorso degli aumenti dei tassi americani, qui lei ha fatto riferimento nella prima parte della domanda, tenga conto che sempre la Banca Centrale Americana, quando ha deciso di aumentare i tassi, l'ha aumentati riunione dopo riunione, a volte anche con rialzi molto molto alti. Io credo che qui alla fine dei rialzi nel 2023 il tasso di riferimento americano potrebbe essere attorno al 3-3,25%. Allora, ci stanno scrivendo tantissime persone proprio in questo istante. Vorrei iniziare a chiederle un immancabile parere e poi ci torniamo sulle banche centrali, sul mercato obbligazionario. Senta, effettivamente è molto interessante per più motivi. Ieri durante la conferenza stampa di Powell abbiamo visto delle vendite importanti che comporta di conseguenza rialzo dei rendimenti. Oggi verso la chiusura, a più o meno 9 minuti della chiusura, vedo che il BTP si dirige verso quota 1,90, attenzione, di rendimento. Lo spread tra BTP e Bund a 152 punti base. Ecco, come cambia, diciamo, il quadro per l'equity, un mercato obbligazionario ben più attraente in termini di rendimenti? Beh, tenga conto di un aspetto che sì, è vero che temporaneamente sì, nel mercato alza i tassi, però questi non sono quelli definitivi neppure in Eurozona, quindi comprare adesso potrebbe essere sì interessante, però ci si espone anche al rischio che le quotazioni future possano essere inferiori a quelle di oggi se, come dalla Lagarde si è capito, il primo tasso di riferimento prima o dopo verrà aumentato. Quindi in attesa che ciò accada ci si muove in ambedue i sensi, possono salire e scendere le quotazioni. Però per quanto mi riguarda, io credo che ad esempio nel 2023 i rendimenti saranno sicuramente un po' più alti di quelli di oggi e le quotazioni inferiori. Quindi pensare che dal mercato obbligazionario si possano trarre maggiori benefici rispetto a quello azionario a me sembra abbastanza complesso e abbastanza difficile, fino a che la situazione del rialzo dei tassi non avrà termine, quindi manca ancora un po' di tempo. Ecco, ultimissima domanda che invece riguarda la situazione tra gli Stati Uniti e la Cina, e ovviamente in termini di guerra in Ucraina. Domani ci sarà un incontro virtuale tra il presidente degli States Joe Biden e il cinese Xi Jinping. Le chiedo
Qual è il ruolo della Cina? È importante tutto ciò che accade in Cina? Stiamo parlando a partire dai lockdown, alla regolamentazione dei titoli tech e soprattutto un possibile aiuto nei confronti della Russia. Cioè, i mercati devono osservare per forza le mosse della Cina? Secondo me, io ho avuto già modo di dire che il confronto più importante è proprio quello fra Stati Uniti e Cina, perché è da lì che può partire, forse, dico forse perché non è facile capire le mosse del presidente della Russia. Perché lo dico? Perché la Cina ha come maggiori importatori dei loro prodotti gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Ora, di fronte alla ipotetica minaccia che gli Stati Uniti possano portare per conto loro e per conto dell'Europa occidentale alla Cina di non aiutare la Russia, pena la chiusura delle importazioni dalla Cina stessa, io credo che sarebbe difficile per la Cina effettuare triangolazioni tali che le consentano comunque di esportare a livello di prodotti quello che esportano oggi nelle due aree citate, cioè Stati Uniti ed Europa occidentale. Quindi per loro sono due mercati fondamentali, senza i quali credo che difficilmente potrebbero manifestare ancora quelle crescite che hanno evidenziato fino a poco tempo fa. Quindi per questo che secondo me l'incontro sarebbe importante. Io mi auguro che il Presidente degli Stati Uniti non parli di slogan tipo l'ultimo che ha detto, riferito al Presidente della Russia, al di là che abbia ragione o torto, perché in questa fase credo che occorra una diplomazia eccezionale. I cinesi in questo ambito, se volessero, sarebbero eccezionali, perché hanno una grandissima diplomazia che gli perviene da tantissimi anni di vita su questo globo. Quindi secondo me loro, i cinesi intendo, potrebbero essere i veri, potrebbero avere la vera possibilità di svolgere un ruolo importantissimo presso Mosca. Poi se vogliono farlo o meno, questo io francamente non lo so, però ripeto, secondo me è da lì che potrebbe passare una situazione, non dico di soluzione definitiva, però quantomeno la ricerca di un accordo che adesso mi sembra sia molto 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 lontano. Grazie mille Angelo Drusiani, Edmond de Rothschild, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buonasera.